Oh, ma allora, ciulata o no? Com'è andata questa Fania? Ci sei andato a letto? Allora, è chiusa? Mamma mia, quanto stress mi mettevano queste domande in passato. Sembrava che dovessi uscire per lavorare e il lavoro consisteva nel portare a letto la ragazza. Già sono abbastanza stressato e incasinato durante il giorno. Figuriamoci se vado pure ad assumere questa prospettiva lavorativa del primo appuntamento. Non mi piace affatto, non esiste proprio. A differenza di molti seduttori o aspiranti tali, io non sono per portare a letto la ragazza al primo appuntamento. O meglio, se accade, ok, ci sta, ma non sono per cercarlo disperatamente. Come se dovessi timbrare il segnapunti entro una certa ora. Tutto ciò mi mette pressione e stress, defocalizzandomi dall'appuntamento stesso. Inoltre, questa fretta sarebbe avvertita e percepita dalla ragazza, la quale finirebbe per gradire poco o non gradire per niente il nostro primo momento insieme. Quindi il mio suggerimento è: togliti lo stress. Concentrati sul momento e goditelo in totale relax e spensieratezza. Questo finirà per coinvolgere anche la ragazza, la quale il giorno dopo rifletterà su tutto ciò che di positivo ha provato in termini di emozioni, e ciò la farà pensare ad un secondo appuntamento. È un po' come tentare di scavalcare un fiume. Preferisci provare a saltarlo e rischiare di cadere nel mezzo, annegando? Oppure preferisci costruire un ponticello per andare da una riva all'altra con calma e tranquillità? Qui è la stessa identica cosa. O meglio, questa è la mia filosofia, che puoi o meno condividere. Tanto, se la ragazza starà bene con te, ti rivedrà sicuramente per un secondo, terzo, quarto appuntamento. E allora, finire sotto le lenzuola sarà una diretta conseguenza, naturale e spontanea. Viceversa, se esci con la pressione di dover fare centro, sembrerai un lupo affamato. Farai le cose di fretta e spingerai molto il tuo gioco, fino a mettere sotto pressione la ragazza. Ciò non vuol dire che se succede al primo appuntamento allora avete sbagliato. Non fraintendermi. Ti ho solo espresso il mio punto di vista sul primo appuntamento, il quale rappresenta una tappa fondamentale nella costruzione di un rapporto sentimentale e intimo.